Viggianello, 4 novembre 2014. Al suono della tromba di Roberto Ferraro e il maestro De Cristofaro si dà inizio alla manifestazione dell'amministrazione comunale per celebrare la giornata dell'Unità d'Italia, delle Forze Armate e la commemorazione di tutti i caduti di guerra. Hanno partecipato alla manifestazione alcuni alunni dell'Omnicomprensivo di Viggianello, il sindaco Vincenzo Corraro, i parroci Don Francesco e Don Paolo, il dirigente scolastico Nicola Pungitore e in rappresentanza della Protezione Civile di Viggianello Aurelio Forte. Della fine della Prima Guerra Mondiale è la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Noi bambini di Quinta vogliamo ricordare i momenti più importanti della Grande Guerra. Nel 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale, così chiamata perché vi parteciparono tanti stati europei e due stati non europei, gli Stati Uniti d'America e il Giappone. L'Italia entrò nel conflitto il 24 maggio del 1915 e combatté a fianco della Triplice Intesa, Francia, Russia e Inghilterra. L'Italia dichiarò guerra all'Austria per liberare le due città italiane di Trento, Trentino Alto Adige e Trieste, Friuli Venezia Giulia. L'esercito italiano all'inizio riportò numerose vittorie, ma il 28 ottobre del 1917 fu sconfitto dagli austriaci e dai tedeschi a Caporetto. I soldati italiani non fuggirono, ma divennero più forti, si sentirono più uniti e fermarono gli invasori sul fiume Piave e sul Monte Grappa.
Nell'ottobre del 1918, dopo un anno di resistenza sul Piave, l'esercito italiano sconfisse definitivamente l'esercito austriaco e liberò a Vittorio Veneto e liberò Trento e Trieste. La vittoria dell'esercito italiano fu decisiva, perché con essa la guerra finalmente finì. Infatti, il 4 novembre 1918, l'Austria firmò l'armistizio con l'Italia. Come fu possibile la disastrosa sconfitta di Caporetto? L'esercito italiano era formato da soldati molto diversi tra loro, che provenivano da ogni parte d'Italia. Essi non si conoscevano e probabilmente non si capivano neppure quando parlavano. A quel tempo la maggior parte delle persone era analfabeta, perciò parlava esclusivamente il proprio dialetto locale. Eppure tra i soldati italiani nacque una profonda amicizia e una grande solidarietà. Essi furono costretti a vivere vicinissimi per molto tempo nelle trincee, in attesa che il nemico attaccasse. Tutti soffrivano la fame e il freddo, e se si ammalavano o se venivano feriti, il più delle volte morivano. I medici non avevano le medicine per curarli. Inoltre i soldati avevano una grandissima nostalgia della loro famiglia e del luogo in cui erano nati. Tutte queste terribili sofferenze portarono i soldati italiani per la prima volta come fratelli e fece nascere nel loro cuore un forte amore di patria. Questa forza portò i soldati italiani alla vita. Quali furono le conseguenze della Prima Guerra Mondiale? La Prima Guerra Mondiale è stata una guerra terribile per il numero di morti, circa 25 milioni, più di 600.000 soldati italiani, oltre 10 milioni di soldati di altri eserciti. Oggi le forze armate italiane operano in missioni internazionali di pace nei paesi dove c'è la guerra e combattono il terrorismo. In Italia provvedono alla sicurezza dei cittadini quando accadono calamità naturali, come terremoti o alluvioni. Soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Soldati, è una poesia brevissima, 4 versi, 9 parole in tutto. È un appunto rapido sul taccuino di guerra. Il poeta vede tanti soldati morire attorno a sé. Gli viene in mente nell'anima una similitudine, paragona le foglie autunnali ai soldati. Le foglie in autunno cadono dagli alberi in un attimo, così in un attimo muoiono tanti soldati. Il poeta prova tanto dolore e tanta tristezza per la perdita di tanti amici. San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca e il mio cuore è il paese più straziato. Il paese di San Martino del Carso, conosciuto da tutti grazie alla famosa poesia di Giuseppe Ungaretti, scritta nel 1916, fu al centro di scontri durissimi tra austriaci e italiani. Dopo i combattimenti, come ricorda il poeta soldato, nelle case del suo paese non rimase neanche un brandello di muro. Ungaretti riesce a rendere con il minimo di parole lo strazio di un paese e lo strazio ancora più grande del suo cuore. La leggenda del Piave, meglio conosciuta come la canzone del Piave, è una delle più celebri canzoni patriottiche italiane. Fu composta nel giugno 1918 dal maestro ermete Giovanni Gaeta, noto con lo pseudonimo di E. A. Mario. Venne ben presto fatta conoscere i soldati dal cantante Enrico Demma. L'inno contribuì a ridare morale alle truppe italiane, al punto che il generale Armando Diaz inviò un telegramma all'autore nel quale sosteneva che aveva giovato alla riscossa nazionale più di quanto avesse potuto fare lui stesso. La vostra leggenda del Piave al fronte più di un generale. Corporale.
bisognava andare avanti, su diventando dalle amate sponde, sommesso e lieve il tribunale dell'onde, e un messaggio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Della guerra e ricavarne degli insegnamenti. Esprimere gratitudine e riconoscenza, onorare la memoria degli eroici soldati che lottarono, soffrirono e morirono per renderci uomini liberi. Fare nostri quei valori che ci hanno lasciato in eredità i nostri bisnonni, i nostri nonni. Il valore della libertà, il valore della patria, il valore della pace, che tutti dovrebbero custodire nel proprio cuore. Sono andato soldato per difendere una patria che ho sempre amato. Al fronte, uomini e giovani combattevano per un bene, per un ideale. Vite spezzate, vite distrutte. Anch'io piando e sparato, amato e odiato. Ero giovane, fiero e bello, ma sono tornato stanco e affaticato. Un bacio in fronte a mamma che mi aspettava e un bacio appassionato all'amore che non mi ha lasciato. Giulia, alzando gli occhi al ciel, mi dice: «È arrivata al fin la pace». Pace sì, ma la guerra mi ha lasciato il ricordo di chi se n'è andato. Non vorrei dimenticare, girare le spalle, ma ormai sono nonno bis. Sorridere devo alla vita, aprire gli occhi e andare avanti. Militari, civili e religiosi, nel porgervi un caloroso saluto desidero ringraziarvi per essere qui per partecipare a questa cerimonia. Come ogni anno, il 4 novembre ci ricorda la commemorazione del giorno dell'Unità Nazionale e la celebrazione della giornata delle Forze Armate. Noto con autentico e immenso piacere che anche quest'anno sono presenti gli alunni delle scuole di Viggianello e sono così grato al loro dirigente scolastico e agli insegnanti per aver accolto il mio invito. Perché da loro, da questi ragazzi e dalla scuola che deve partire il forte e deciso appello a chi ha responsabilità nei confronti appunto dei giovani e del loro futuro, occorre che noi per primi andiamo a riscoprire e a rivalutare quei valori denigrati, vituperati e accantonati da fatue e fuorvianti ideologie d'un tempo o da ingannevoli messaggi di facile progresso e arricchimento di questi tempi, per riappropriarci di ciò che ci appartiene, che appartiene alla parte migliore del genere umano, di ciò che è la nostra storia, per poi essere in grado di trasmetterli nella loro reale portata e valenza ai giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Il 4 novembre del 1918 fu siglato l'armistizio che, ponendo fine al conflitto mondiale, consentì di dare compimento allo straordinario spirito di unità e solidarietà nazionale che l'Italia raggiunse in 57 anni di storia. E solo rafforzando quella comune identità e l'effettiva coesione che oggi l'Italia può mettere a frutto le sue molteplici potenzialità e far valere nel nuovo e articolato contesto globale il suo contributo di nazione indipendente e pienamente partecipe del sistema della comunità europea, anche per fronteggiare la grave crisi economica che affligge le economie occidentali. Dissi lo scorso anno, e lo ripeto ancora adesso, non più cerimonie vuote di significato e a volte patetiche, ma ricorrenze vive, comprensibili, nelle quali ritrovarsi e riconoscersi perché si è avuta l'opportunità di imparare la nostra storia. E oggi i ragazzi ci hanno dato una grande lezione di storia.
di misurare il nostro potenziale, di verificare i nostri convincimenti, di radicare nel nostro animo i valori reali e duraturi, quelli della solidarietà, della partecipazione, del senso civico, dell'appartenenza, dell'orgoglio, della realtà, dell'onestà, del rispetto e della responsabilità. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Così scriveva Ungaretti in una celebre lirica due notti prima del Natale del 1915, vicino a un compagno morto in trincea. Questa poesia, come sanno i ragazzi, ricorda l'esperienza vissuta dal poeta sul fronte del Carso, dove gli italiani subirono la più disastrosa sconfitta della Prima Guerra Mondiale. La reazione del poeta è una ribellione, disperata al destino di morte, un prorompente sentimento di attaccamento alla vita, non solo alla propria vita, ma a quella di tutti, che è un bene comune e un diritto fondamentale di tutti gli uomini. L'invito che mi sento di rivolgere ai giovani concittadini è quello di appropriarsi appunto della conoscenza della storia, della cronaca di quegli anni e degli ulteriori anni di conflitto che ne seguirono, con le conseguenze che ne derivarono negli assetti geopolitici e di come ciò ancora oggi abbia incidenza nelle politiche nazionali, non escluse anche quelle economiche. Conoscenza quindi delle proprie radici, del proprio passato, che ci consenta di guardare al futuro con la consapevolezza che ognuno di noi è artefice non della sua, ma di una storia comune. Dalle nostre scelte e dal nostro agire dipendono lo sviluppo sociale, da ciò che sapremo creare dipende il destino dell'essere umano e dell'ambiente che ci circonda. A riprova di ciò vale la pena riflettere sull'evoluzione sociale del nostro paese, conseguenza dei singoli comportamenti dei nostri avi chiamati alla guerra, di chi in quel periodo operò scelte politiche ed ebbe responsabilità di comando, e questa lapide che è alle nostre spalle ricorda appunto questi giovani. Ecco che oggi noi, per quei comportamenti, per quelle azioni, per quelle scelte, celebriamo l'odierna ricorrenza dell'unità nazionale. Quindi anche per questo è la giornata delle forze armate, perché le forze armate costituirono l'indispensabile collante al processo di unificazione nazionale, reso possibile attraverso il ruolo da esse svolte in seno alle quali giovani provenienti da ogni parte d'Italia si riconobbero in quella unitarietà di intenti, di sacrificio e di comune destino, che coinvolse anche le loro famiglie e le rispettive comunità d'appartenenza. Riconoscendone tale valore, a nome della collettività che rappresento, mi sento di dover rivolgere un ringraziamento alle forze armate presenti nel nostro territorio per l'impegno quotidiano e silenzioso svolto a favore della collettività, per la disponibilità offerta nell'aiutare le popolazioni in caso di bisogno, per il contributo di legalità trasmesso con l'esempio, per la tutela della collettività assicurata con la presenza sul territorio, sia sulla strada che nelle nostre montagne. Un pensiero commosso sento di rivolgere poi a quanti nelle missioni all'estero hanno perso la vita, hanno lasciato i figli piccoli o hanno subito menomazioni. Quindi sentiamoci orgogliosamente legati alla nostra terra, alla nostra cultura, alla nostra gente, ma con altrettanto orgoglio dobbiamo sentirci parte importante e indissolubile della nostra Italia, aperta anche ad altre culture. Quindi orgoglio nazionale, mai disgiunto dalla cultura dell'accoglienza, fiducia nelle istituzioni e nei loro rappresentanti. Speranza in un futuro migliore da offrire ai nostri figli e ai figli di quanti, mossi da tale speranza, hanno lasciato la loro terra e i loro affetti, ma anche attivismo e responsabilità per crescere e ovviamente iniziative produttive per dare sviluppo. Questo deve essere l'impegno di tutti, istituzione e popolazione, uniti in un percorso di arricchimento prima morale, poi culturale e poi ancora economico. In questa giornata ricordiamo ancora tutte quelle donne e quegli uomini che hanno dato la propria vita per salvaguardare il bene prezioso della libertà. A loro si deve il processo di costruzione dello spirito nazionale e patriottico italiano. E questa ancora, la giornata del ricordo, non solo nel solco della nostalgia o della memoria, ma con l'atteggiamento di chi continua ad assumere un impegno concreto, fattivo, affinché quei semi gettati portino frutto, oggi e per il futuro. L'auspicio è che lavoriamo tutti insieme a una comunità, a una nazione che non dimentichi troppo in fretta i sacrifici, i propri eroi caduti nelle guerre,
caduti nelle strade per lottare contro il crimine, a difesa di altri connazionali, in difesa della pace e per i valori di libertà e di democrazia, appunto, in terre lontane. Nella figura delle nostre forze armate festeggiamo quell'Italia di eroi, combattenti, volontari, che con spirito di sacrificio hanno donato la propria vita per questa nostra nazione. Risvegliamo quindi le nostre coscienze insegnando ai nostri figli il rispetto delle istituzioni, il rispetto per il lavoro e il sacrificio dei nostri carabinieri, poliziotti, forze armate tutte. Carabinieri che saluto e ringrazio per la loro presenza costante, professionale e diligente. Onoriamo ancora le vite sacrificate per la nostra sicurezza, per la nostra crescita sociale, culturale e democratica. Ricordiamo i soldati caduti nelle guerre, i carabinieri, i poliziotti e i civili, vittime del terrorismo, vittime della mafia, e poi i soldati caduti nei territori lontani. Pensiamo agli eroi rappresentati dai volontari della Protezione Civile e delle associazioni umanitarie che hanno dato la loro vita per salvarne altre, tra la devastazione di un terremoto o di alluvioni che hanno colpito i nostri territori. Eroi coraggiosi, persone semplici, persone sconosciute, ma che corrono in ogni parte del nostro paese appunto per dare una mano. Ecco quest'oggi l'Italia che vogliamo onorare. Ecco l'Italia che dobbiamo difendere ogni giorno. Ecco il ricordo doveroso ai nostri eroi, a uomini e donne che hanno fatto grande questo Stato, che nel momento delle difficoltà non sono scappati, non hanno tentennato nemmeno di fronte alla paura, ma sono rimasti fermi nel perseguire il loro lavoro, uniti dallo stesso pensiero, dagli stessi principi di solidarietà, dedizione al dovere, senso dello Stato e generosità. Uomini e donne che hanno creduto nel valore della patria fino al sacrificio estremo. Crediamoci noi tutti e crediamoci sempre. L'Italia è una grande nazione, l'Italia è la nostra patria, e questo grazie soprattutto al sacrificio di chi non c'è più e che ci fa dire ancora, come Ungaretti accanto al compagno morto, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Viva la pace, la libertà, viva le forze armate e viva l'Italia. Ringrazio per la presenza del maresciallo D'Alema, che è qui con noi, è la Protezione Civile, il Corpo dei Vigili Urbani. Ecco, prima del saluto, un breve pensiero del professor Pongitore, il nostro dirigente scolastico. Grazie a tutti, qualche considerazione e dei ringraziamenti. Consentitemi prima di tutto di ringraziare questi bambini e queste bambine che ci hanno raccontato una pagina di storia in maniera essenziale e completa. E poi un ringraziamento particolare alle maestre, alle professoresse che li hanno accompagnati in questa preparazione. È un momento importante anche di riflessione sui valori dell'unità, sui valori del sacrificio che si è fatto nel passato per costituire un'Italia libera, democratica, indipendente, che abbiamo il dovere tutti noi di tutelare e salvaguardare. Bene, io a nome di tutte le componenti dell'omnicomprensivo di Viggianelle, che è rappresentato quest'oggi in maniera significativa, parlo dei docenti, del personale ATA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, delle maestre, delle professoresse, di tutte le famiglie i cui ragazzi frequentano le nostre scuole. Io voglio ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale, le autorità civili e religiose che sono presenti qua, perché è un momento importante in quanto i valori che sono in gioco e che ricordiamo sono i valori dell'unità, sono i valori della democrazia, ed è tutto il sacrificio che è stato fatto da uomini e donne per la nostra nazione, per la nostra identità. L'importanza delle forze armate è fuori dubbio in un'epoca in cui, e lo diceva il Presidente della Repubblica questa mattina, è importante per fronteggiare il fanatismo di gruppi integralisti che minacciano guerre al mondo e che sono in campo per
tutelare la pace, salvaguardare la pace, un bene importante. Ma che senso dobbiamo dare oggi alla giornata del 4 di novembre? Io vorrei fare alcune riflessioni sul significato della pace, e deve essere metabolizzata, deve essere condivisa prima di tutto da questi bambini, se vogliamo che questo valore continui nel tempo e continui nella storia. Ragazzi, agganciamoci brevemente all'attualità. L'iPod, il computer, sono soltanto dei mezzi, sono dei mezzi che ci aiutano a comunicare meglio, ci aiutano a lavorare meglio, ci aiutano a interfacciarci meglio col mondo. Però ricordatevi che le decisioni vengono prese sempre dall'uomo. L'uomo nella sua razionalità, nella sua emotività e con tutti i suoi sentimenti. Anche al tempo della prima guerra mondiale c'erano dei mezzi di distruzione, erano i carri armati. Mezzi di distruzione li abbiamo trovati anche nella seconda guerra mondiale, la bomba atomica. Però sta sempre alla intelligenza dell'uomo un corretto utilizzo di questi mezzi. Vorrei condividere con voi una riflessione di Bertolt Brecht, una riflessione dal titolo generale. Generale, il tuo carro armato è una macchina potente, spiana un bosco e sfracela 100 uomini, ma ha un difetto, ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente, vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto, ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto, può volare, può uccidere, ma ha un difetto, può pensare. Un uomo pensante sa come utilizzare questi strumenti. Don Francesco, ho letto alcune riflessioni, tra le tante riflessioni del nostro Papa Francesco, si chiede, è questo il mondo in cui viviamo, si chiede il Papa. Il creato conserva la sua bellezza che ci riempie di stupore, rimane un'opera buona, ma ci sono anche la violenza, la divisione, lo scontro, c'è la guerra. Questo avviene quando l'uomo, vertice della creazione, lascia di guardare l'orizzonte della bellezza e della bontà e si chiude nel proprio egoismo. Quando l'uomo pensa solo a se stesso, ai propri interessi e si pone al centro, quando si lascia affascinare dagli idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte le relazioni, rovina tutto e apre la porta alla violenza e alla indifferenza. Don Francesco, uno dei mali di questa società da combattere è l'indifferenza. Cosa ci dice Gramsci a proposito dell'indifferenza? Odio gli indifferenti, credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi creato, cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo. Quindi noi dobbiamo impegnarci in prima persona. Se, adesso riflettiamo tutti insieme, Don Francesco, se le cose non dovessero andare bene un domani, dobbiamo dire oggi che è anche colpa nostra. Non possiamo sempre e comunque delegare gli altri. Se vuoi la pace, dichiara guerra alla guerra, al tuo egoismo che vuole tutto per sé e non ti fa vedere il bisogno del tuo fratello. Combatti ogni desiderio di dominio che vuole farti comandare nel gioco, a scuola, a casa, dappertutto. Se vuoi la pace, cerca che tutti intorno a te abbiano il necessario, abbiano la possibilità di parlare, siano liberi. Come vuoi essere libero tu di parlare, di lavorare, di pregare, di amare, di vivere? Se vuoi la pace, incomincia da te. Grazie.
Allora, prima di cedere la parola al Vescovo per una breve riflessione, una preghiera, la benedizione poi sulla lapide, volevo ringraziare le maestre per complimentarmi con loro per avere i pedali, vice parroco qui a Viggianello, ecco, scopro questa realtà e la accolgo con tanta gioia e sono stato accolto con tanta gioia e entusiasmo e quindi ecco ringrazio voi anche per questa occasione di avermi invitato e io questa festa mi sono commosso un po', vi dico la verità, ascoltando perché mio fratello è soldato e quindi leggendo questi nomi mi sono detto ci potrebbe essere mio fratello là, sono figli, fratelli nostri, quindi ecco, quando leggiamo dei nomi qui, passando a quale volte non ce ne rendiamo neanche conto, ma sono persone che sono state care di qualcuno, vicini a noi. E quindi ecco in modo particolare questo giorno, ecco, penso a mio fratello, penso alla sua missione, penso a coloro che sacrificano la loro vita per gli altri, penso a coloro che difendono la libertà, penso a coloro che difendono la pace. In un'epoca, carissimi, dove diceva Papa Francesco, forse oggi non c'è la guerra mondiale, ma la terza guerra mondiale è in atto, diceva Papa Francesco. Ho usato parole forti, diceva che oggi c'è una terza guerra mondiale a pezzetti, quindi siamo lontani, ecco, ancora dalla pace. E anche noi, carissimi, vediamo anche in Europa, la guerra purtroppo sta penetrando in un modo o nell'altro. Se anche guardiamo, anche nei parlamenti cominciano a entrare anche estremismi, si è parlato di estremismi, considerate che addirittura in Germania è entrato nel Parlamento un partito nazista, un'altra volta, è rientrato di nuovo, e se guardiamo in Francia, primo partito, estrema destra, per cui non siamo proprio per niente vicini alla pace, ma purtroppo ce ne stiamo allontanando di nuovo, per cui dobbiamo pregare tanto per la pace e operare per la pace. Gesù ha detto, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Essere operatori di pace significa cominciare ad amare innanzitutto a casa nostra, come è stato detto, cominciare da noi e cominciare tra di noi, anche i bambini, cominciate ad amarvi tra di voi, perché se fate la guerra tra di voi non siete operatori di pace, ci dobbiamo volere bene tra di noi e poi sperare, pregare, perché coloro che hanno responsabilità possono essere dei promotori di pace. Grazie. Brevemente saluto un po' tutti, ascoltando i canti tradizionali che in certa epoca furono pure un po' accantonati questi canti, no? C'è quell'espressione che avete cantato parecchie volte, non basta lo straniero. Ecco, naturalmente bisogna calare quell'espressione all'interno del momento storico, però vale pure oggi. In che senso? Se uno straniero, un estraneo, viene per la violenza, per uccidere, per commettere, ecco, malvagità, è chiaro che dobbiamo difenderci. Però se uno straniero bussa alle nostre porte per chiedere accoglienza, affetto, aiuto, sostegno, e allora deve passare. Quindi diciamo, da queste antiche espressioni dell'inizio del secolo scorso, calate nel contesto dell'epoca, oggi le dobbiamo, ecco, prendere e diciamo, spiegare con contenuti nuovi. Ecco, allora mi veniva in mente un po' questo. Io volevo dare un po' lo spazio brevemente ai due cartelloni che hanno fatto, perché se i ragazzi lavorano, preparano qualcosa, ecco, allora c'è un cartellone che avete fatto, lo potete mostrare di nuovo. L'alfabeto della pace. Ecco, sono loro che ci danno questo messaggio con l'aiuto degli insegnanti. E allora leggiamo: A come? B come? C come? Cuore. D come? Dono. E come? Emozione. F come? Felicità. E poi G come? Gioia. H come? Happy. E che sta happy? Felicità. Ah, felice. Vabbè. I come? Impegno. L come? Libertà. M come? Mano.
N come? Nostalgia. O come? Offrire. P come? Pace. Q come? Quello. R come? Realtà. S come? Simpatia. T come? Tesoro. U come? Unione. Io, che cos'è? V come? Verità. E Z come? Zero. La parola un po' più antica, più difficile. Bravo. Ecco, però l'alfabeto bisogna scriverlo, dirlo e praticarlo però, proprio della pace. M come mano, e hanno fatto qui, ecco, un altro cartellone, bravi, no? E io osservando questo cartellone ho pensato a due cose. Innanzitutto le mani dell'umanità non sono tutte colorate alla stessa maniera, no? Che significa quello? Che esistono tanti popoli. E per esempio le mani degli africani hanno un colore, le mani nostre hanno un altro colore, ecco, le mani del, non so, di altri popoli, e quindi queste mani di tutti i colori rappresentano tutti i popoli che stanno insieme, devono vivere insieme, nella pace, nell'amore e anche in un riferimento trascendente che li unifica verso Dio. Poi non so, sono mani aperte, che significa? Siamo uniti. Aperte. Quando ci salutiamo, com'è la mano? Aperta. Quando invece usiamo un'arma, com'è la mano? Chiusa. Ecco, quindi le mani aperte dell'umanità significa le mani della pace, dell'accoglienza e del saluto, della simpatia verso gli altri. E anche le mani in preghiera, verso Dio e verso il cielo. Invece le mani chiuse, l'egoismo, la violenza, e che il pensare a se stessi. Ecco, grazie allora anche per questi due cartelloni che forse potevano passare un po' inosservati. A me piace quando lavorano con qualche cosa, poi bisogna un po', ecco, magari anche valorizzarli e farli vedere bene, no? Perché hanno, si sono impegnati. Ecco. Allora, da questi due messaggi, pure per noi adulti, l'alfabeto della pace che dobbiamo declinare ogni giorno nei nostri ambienti e le nostre mani di tutti i popoli, non armate, ma aperte al saluto, all'accoglienza, alla gratuità. Adesso facciamo una preghiera per i caduti nella prima guerra mondiale e ripensiamo, i bambini hanno detto i nostri bisnonni, i nostri nonni, sono tutti i cognomi di Viggianello, tutti rappresentati. E dicevo poco fa con il preside, fu una carneficina, anche per Viggianello, questa inutile strage, come la definì Papa Benedetto XV all'epoca, no? E quindi vedete, proporzionato al numero di abitanti dell'epoca, penati, ricordiamo le loro anime, i credenti si possono unire per una preghiera, e chi non è tanto credente si unisce lo stesso al sentimento di rispetto e di affetto. Dove la
Grazie.